L'acqua è un elemento al quale sono stato sempre legato. Posso dire un po' di essere ossessionato dalle acque. Le acque sono un elemento non banalmente vitale, perché questo lo sappiamo tutti, ma per me non solo, è l'elemento dinamico che mi permette nelle mie ricerche di depositare i materiali sulle tele, permette la vita dei piccoli animali, macroinvertebrati, che tessono delle trame che sono quasi dei geroglifici, una scrittura forse incomprensibile ai più, ma che comunque testimonia l'essenza, la magia di quello che si nasconde sotto la superficie. La natura per me è essenzialmente un grande mistero. È un grande mistero e che ha qualcosa in sé di molto familiare, che mi attira a lei, perché fondamentalmente credo di essere costituito, come tutti noi, della stessa sostanza di ciò che vedo, e è questo fatto di essere fatti della stessa sostanza delle materie che ci circonda, delle piante, degli alberi, delle nuvole e del mare, che forse ci dà questo attaccamento che ci calamita ogni volta, questa attrazione inspiegabile, perché non credo che si possa ridurre soltanto a un bello o un brutto. Per me la natura è al di là di ogni valutazione estetica. Non credo che la natura sia bella o brutta, credo che sia semplicemente. Rappresentazione, imitazione, mimesis sono categorie fondamentali della riflessione filosofica intorno all'arte che accompagnano gli ultimi millenni della storia occidentale. Lo diceva lo stesso Aristotele nella prima opera che compiutamente si occupa di arte, la Poetica, in cui sostiene che l'arte imita la natura. La dialettica del rapporto tra uomo e natura potrebbe coprire l'intera storia dell'arte, ma l'artista toscano Roberto Ghezzi ha esplorato un'altra via. Le naturografie sono un dialogo, un profondo dialogo tra l'artista e l'ambiente che lo circonda. È un dialogo nato molti anni fa da una insoddisfazione, da una esigenza di entrare in contatto profondo con tutto ciò che circondava questo artista, che ero io fin da bambino, quando ho iniziato a disegnare la natura, a riprodurre gli alberi, gli animali, ma non riuscivo a carpirne la magia, non riuscivo a, come dire, entrare dentro i meccanismi che rendono bello tutto ciò che ci circonda quando siamo dentro un bosco, in una foresta, sulle rive di un lago. E quindi un dialogo dove l'uomo dà un input, dove lascia un foglio bianco, uno spazio aperto, e la natura agisce un po' come operaio, lo aiuta a rappresentare se stessa. Questa visione, tanto etica quanto concettuale, è stata protagonista del progetto Naturografie 2020, nato in occasione di Trieste Città della Scienza ed elaborato dalla Galleria Triestina e Contemporary e l'Associazione C01. Protagonista, la straordinaria biodiversità dell'Alto Adriatico, Marano Lagunare, Isola dell'Acona, il canale Anfora di Aquileia, Rio Farneto, Val Rosandra e il canale navigabile, per arrivare fino a Val Stagnone alle spalle di Capodistria e alle foci del Quieto vicino a Cittanova. Progetto che è stato molto impegnativo perché innanzitutto ha coinvolto moltissime location, moltissimi enti, perché abbiamo, come dire, pensato di unire idealmente l'arco dell'Alto Adriatico, l'arco costiero dell'Alto Adriatico. Questo anno di ricerche, di esperienze, di installazioni, disegni, documentazione, ho acquisito una varietà di risultati che credo di non aver mai potuto acquisire in tutto il resto degli anni della mia ricerca, che non sono pochi. Ho provato un po' tutti i tipi di acque, dalle acque salmastre a quelle dolci, dalle lagune più calme al mare quasi aperto e ai torrenti di montagna, e in questo arco ideale che unisce tre territori così diversi ma sotto certi aspetti anche molto simili, che va dal Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia, ho potuto sperimentare molti tipi di risultati, e la diversità del paesaggio che vediamo con i nostri occhi si è ovviamente ripercossa, si è trasmessa alle mie installazioni. Un progetto che diventerà sempre più attuale col tempo, perché
questo coronavirus, che povero, ci ha massacrati proprio come progetto, in realtà questo progetto nasce già con dentro alcuni temi molto importanti che sono tornati di attualità. Uno, il tempo, il saper aspettare, perché questi lavori sono fatti dal tempo, un po' un contatto diretto con la natura, quindi immergersi nella natura, scoprire il territorio che ci circonda, anche microambiti che magari non penseremo mai, penso ad esempio al canale navigabile, che però ha restituito delle opere artistiche, e chi lo direbbe mai. E poi l'altra cosa, anche un po' l'imprevisto, perché tu metti la tela ma non sai bene cosa verrà fuori, no? Nella mia opera ho delle parti sicuramente molto artigianali e delle parti artistiche, quindi penso artista e artigiano insieme. In confronto alla natura talvolta mi pongo come artigiano perché le offro un supporto, le costruisco la tela, un po' come fornire i materiali per un pittore, per un grande maestro, e tutte le volte che ne varco le porte sono soltanto un garzone di bottega. Artista forse perché ho ideato tutto questo modo, questa modalità, questa strada per dialogare con essa, e quindi perché uso la mente e a lei chiedo la mano d'opera, e in questo modo forse artista concettuale, artista che lavora più con la testa che con le mani, ma non per paura di sporcarsele, ma perché forse non è stato in grado di fare ciò che la natura fa da secoli nella maniera migliore possibile. Come lui dialoga con la natura e come poi rende questo lavoro a portata delle persone, veramente tu hai la possibilità di entrare nel luogo, nella natura, nei passaggi diciamo temporali che la natura disegna, diciamo così, sulle tele. E per me questo è stato veramente folgorante. Il dialogo è una relazione, e un cercare di venirsi incontro, un venire incontro tra entità diverse, tra posizioni differenti che devono trovare un punto di accordo, un punto in comune, e che poi è quello proprio che permette la relazione e l'interazione tra le due parti diverse, quindi in questo caso tra l'artista e l'opera e tra chi ne usufruisce. Cogliere l'essenziale e, a differenza del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, renderlo visibile agli occhi, lasciando che sia la grande madre a lasciare tracce che sfuggono alla rappresentazione, e in un gesto estremo e radicale diventano le opere stesse il paesaggio, in cui lo spettatore può ricostruirne l'incessante scorrere di acqua, aria e terra, ma soprattutto della vita stessa, che si racconta senza mediazioni sulla tela. Una via maestra per il rapporto con la natura che dovremmo ripensare profondamente, facendo qualche passo indietro. La bellezza della natura è anche una cosa che mi colpisce, la sua spiritualità. Quando sei in un bosco è come essere dentro una cattedrale, e quindi ha qualcosa di sacro, di bello, perché la natura non deve niente a nessuno. È una bellezza che non è qualcosa di pittorico, qualcosa di esteticamente artefatto, ma è la sua spontaneità, è proprio quello che a me piace quando ritiro una tela, è questa casualità non casuale, è questa apparente irrazionalità che però nasconde probabilmente un ordine troppo superiore per essere compreso, e quindi mi abbandono al mistero e alla meraviglia, senza cercare sempre di spiegarla.